Voi cosa avete vinto che non mi ricordo? Quale dei due premi? Premio della giuria popolare. Lo spettacolo si chiama? Tre liriche. E la compagnia si chiama? Eat the Catfish. Da dove tu ti chiami? Chiara Ferrara. Ferrara, tu? Jacopo Neri. Neri, bianchi. Ma sei parente di Woody tu per caso? Di Woody Neri, no? No, non che io sappia, poi sarebbe un attimo. Tu? Enrico Truffi. E Dario Caccuri. Ma ha ancora senso parlare dell'amore? È uno spettacolo che parla d'amore, no? Sì, ha ancora senso nella dimensione in cui accedi, io credo, un'onestà, che non, ovviamente non è un'onestà assoluta. Sei tu che scrivi, mi pare, sì, no? Testualmente si sono questo. Dico, accedi a un'onestà che è la tua, ovviamente è la tua, però nel senso devi essere disposto a cederci bene, in una maniera ovviamente condivisibile, se no è un altro discorso. E in questa dimensione sì, ha ancora senso, decisamente ancora senso. Ecco, il tuo essere, l'essere femminile dentro, come ti sei trovata dentro in questi due esseri maschili? Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, in realtà sono molto contenta di far parte di questo lavoro proprio perché non sento che c'è questa distinzione, non sento che c'è questa, anche nell'uso degli aggettivi, quando ci rivolgiamo alla persona amata, c'è sempre un'alternanza tra pronome maschile e femminile e anche nell'interazione tra di noi non c'è assolutamente questo elemento, secondo me, data proprio l'universalità di quello che attraversiamo attraverso il testo. Quindi è molto bello affrontarlo senza questa dinamica, questa distinzione. Perché se ho capito siete in tre, ma come se fosse uno solo. Esatto, noi abbiamo letto la drammaturgia di Jacopo e in realtà ci ha fatto accedere a delle parti molto oscure del sentimento d'amore, che però non abbiamo potuto che condividere da subito, al di là della nostra morale. Questo ci ha permesso di condividere il pensiero di Jacopo come se fosse nostro, quindi in scena. Alla fine non è che ci siamo parlati troppo, penso che ognuno di noi porta le sue esperienze, sì, e il suo farsi passare attraverso il testo di Jacopo in maniera del tutto personale. Questo ci rende tre solitudini che condividono insieme questa idea dell'amore in tutto il suo percorso. Invece tu ti sei occupato della regia in qualche modo o no? Mi sono occupato soprattutto delle musiche e del... Cioè, l'abbiamo messo in regia a livello Gualtieri. Perché le musiche sono importanti, no? Sì. Sì, sue, tutte sue. Sì, diciamo che è una cosa che mi piace fare insieme a Jacopo, di costruire una drammaturgia insieme a lui con le musiche, accompagnare il senso di un testo e delle parole con il linguaggio musicale. Per me è un'occasione rara e poi ne sono grato. E anche lo spazio è importante, che cambia in qualche modo. Qui l'avete fatto, quando lo farete in un altro posto sarà diverso lo spazio che occuperete. Ma indubbiamente, perché voglio dire, ogni spettacolo, ogni allestimento di spettacolo è contaminato dallo spazio, naturalmente. Se no è un problema in qualche modo. È chiaro che questo è uno spettacolo cambia molto se lo fai in uno spazio molto intimo, molto stretto, in cui è proprio la comunicazione quasi invadente a livello fonico e cioè, non solo. E tra invece uno spazio ampio come già qua e Gualtieri, ce ne possono essere anche ovviamente maggiori. È uno spettacolo di poesia in qualche modo. Sì, però no? Io credo che comunque tramite l'uso dei dispositivi di cui insomma facciamo uso in scena, credo che si modula, si può modulare, speriamo di modularlo al meglio in qualche modo. Va bene, grazie. Grazie.